Oggi 1º maggio, festa del lavoro, e siamo qui nella sala giunta del comune di Legnano con il sindaco Lorenzo Radice, che ringraziamo per averci accolti. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e subito dico buon 1º maggio a tutti i lavoratori e anche a tutti coloro che in questa fase un po' difficile il lavoro lo stanno cercando. Benissimo, sindaco, mi hai preceduto. Qual è l'emozione che provi come sindaco di Legnano e durante chiaramente la prima festa del lavoro? Ovviamente, grande emozione, sono dei momenti come il recente 25 aprile in cui ammetto che quando ti trovi a dover parlare, pensare anche a tante persone che ti hanno preceduto a parlare negli anni prima in momenti così importanti per le nostre comunità, effettivamente il cuore ti batte un po' più veloce, un po' di emozione c'è. L'emozione e il sentimento in questo momento, soprattutto quest'anno, su un 1º maggio, è davvero un po' quello che ho riassunto con l'augurio di prima, nel senso che c'è molta preoccupazione, è evidente, rispetto alla tenuta occupazionale del nostro territorio e quindi, come dire, più che il sentimento, l'impegno costante che stiamo cercando di mettere fin dal primo giorno in cui siamo arrivati in questo municipio, è quello di fare in modo che il comune faccia la sua parte affinché tutte le risorse che il comune può muovere siano mosse per generare opportunità per la comunità, ma che poi si traducono anche in opportunità evidentemente di lavoro. Quindi in qualche modo più che un'emozione c'è una tensione costante a fare in modo che il comune in una fase di crisi, è inutile che lo diciamo, il Comune, come tutte le amministrazioni pubbliche, davvero possano essere un soggetto che permetta di promuovere occasioni anche di sviluppo della comunità e di ricchezza e quindi di lavoro e poi possibilmente di lavoro buono. Perfetto. In relazione alla Next Generation o anche ai nuovi investimenti che inevitabilmente arriveranno anche al nostro comune, cosa state immaginando e qual è il vostro pensiero anche come ipotesi di ricaduta occupazionale, se non direttamente dal Certo. comune, che sappiamo che il comune deve assumere per concorso, eccetera, però anche le attività, le società che inevitabilmente metteranno le mani su questi progetti. Ma, allora, l'obiettivo è un po' quello che stavo dicendo poc'anzi, cioè la nostra idea è proprio quella di mettere Legnano in una posizione di forza nell'intercettare risorse che stanno iniziando ad arrivare e arriveranno. Certo. Next Generation EU. Il piano nazionale di ripartenza e resilienza sono tutti degli esempi, fondi regionali, fondi europei. Questi fondi si tramuteranno in opportunità di opere che in questa prima fase del nostro mandato stiamo cercando di concentrare in tante opere di piccole e medie dimensioni più che in poche grandi opere. Questo proprio con l'idea di far ripartire la città e, la dico anche così, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di aprire anche tanti cantieri fisici. Che vedremo in città, e cantieri anche, per così dire, più di carattere sociale. In questo senso, il progetto, ad esempio, che ci è stato finanziato, proprio qualche giorno fa, da Regione Lombardia, che per ora è ancora una strategia progettuale, che poi dovremo trasformare nei prossimi mesi, insieme a Regione, insieme al Politecnico, Certo. in un vero e proprio progetto. Ecco, questi sono dei veri e propri cantieri sociali, cioè la nostra idea è quella di lavorare sulle reti sociali, in quel caso con questo progetto la scuola si fa città, sul tema della scuola, sul tema delle reti giovanili, il tema di tutto ciò che è la mobilità dolce, per andare a creare cantieri fisici e cantieri sociali dove si creino opportunità di lavoro. Sui cantieri fisici è abbastanza facile e Evidente. intuitivo, sui cantieri sociali, per esempio, creando una serie di attività che oggi magari non esistono o che possono essere create, per esempio, sviluppando forme di occupazione giovanile, piuttosto che vere e proprie start-up, piuttosto che rinforzare dei servizi che questa città storicamente ha, ma che oggi necessitano di essere anche un po' sviluppati. Ne cito qualcuno. In questi giorni abbiamo dovuto cambiare gioco forza il tema dell'educativa di strada. Abbiamo lanciato un altro progetto che si chiama Legnano Sicura. Alcune realtà sociali che si occupavano di gestire l'educativa di strada in collaborazione anche con la nostra polizia locale, abbiamo chiesto a queste realtà di iniziare a trasformare un po' questo servizio per andare incontro alle nuove condizioni. Sono chiuse le discoteche, ma i giovani sono in piazza. Dobbiamo cambiare il modo. Chiaro. Questi sono tutti dei servizi anche
o diversi, perché li sviluppiamo in maniera diversa, o dei servizi nuovi che creano anche opportunità di lavoro sociale, opportunità di lavoro che si prende cura della nostra comunità. Un messaggio ai cittadini legnanesi per la festa del lavoro. Il messaggio è molto semplice, quello di riuscire a tenere sempre bene in mente la valenza, come dire, di dignità che ha il lavoro, e ricordiamoci tutti come ognuno di noi ogni giorno col proprio lavoro contribuisce, ognuno con un pezzetto, a fare bella, a fare grande la nostra comunità. C'è un aneddoto che delle persone a me care mi hanno raccontato una volta. Capitava a un passante di vedere delle persone che spaccavano delle pietre e chiese, questo viandante chiese alla prima: cosa stai facendo? E la prima disse: spacco delle pietre. E la seconda gli disse: cosa stai facendo? Anche lui spaccava le pietre e disse: sto contribuendo a costruire una cattedrale. Ecco, tutti e due facevano la stessa cosa, ma la dignità che c'è nel lavoro è qualcosa di bellissimo, è qualcosa che può cambiare e può renderci davvero delle persone diverse, delle comunità diverse. La nostra è una comunità operosa, una comunità che ha saputo costruire delle cattedrali di vario tipo. Ecco, la nostra forza è questa, e ogni giorno dobbiamo ricordarci, essere orgogliosi di chi ci ha preceduto nel lavoro, del nostro presente, e costruire le basi per dare vita al lavoro, al buon lavoro del futuro. Buon primo maggio a tutti. Io chiudo, grazie Sindaco, buon primo maggio anche ai nostri navigatori. Grazie ancora.